mi trovo qui il chiosco dei campagnoli. Guarda, mangi, bevi e fai la spesa. Qui puoi comprare tutto. Guarda, hai visto? L'oca. Guarda un po' qua, le caprette, c'è tutto. Qui c'è le galline. Che trattore antico. I cavalli, guarda lì, che spettacolo. Questa è una grande azienda agricola, molto bella. E questo edificio è tipo un albergo. Guarda un po', è gigantesco. Porca miseria. Qui in futuro diventerà un albergo. Allora vado a vedere i cavalli. Vedi il fieno. Guarda lì. Vedi, altro che solo le galline e il gallo in seminetro che ho a casa mia. Qui c'è pure i cavalli. Guarda un po' le bello. Le bello. Chissà che nome c'ha. Non c'è scritto il nome. Vedi? Gli animali quanto vogliono bene. Questi hanno un amore incondizionato. Vedi, guarda. Mica portano odio e rancore gli animali. Guarda, guarda. Dopo gli pizzica le mosche. E se gratta tanto il ferro. Vedi, vuole tante coccole. Vuole tante coccole. Guarda, guarda. E poi percepisce subito se una persona gli vuole bene veramente. Guarda, guarda quanti ce ne ho dei cavalli. Vedi? Guarda, melicca. Melicca. È una femminuccia, eh. È una femminuccia. Vedi come mi squadra bene? Adesso vado a vedere qua. Cosa c'è? Le caprette. Altro che il circo. Qui è più bello perché gli animali non è trattati male, è trattati molto bene. Mangiano e dormono e bevono. C'hanno tutto. Guarda un po', le mucche. E i maiali, va. Guarda quanti ce n'è, oh. I maialini, oh, maialini. Russavano, vedi? Stavano a russare. Qua le caprette. Qui non c'è i pannelli solari? Un po', aspettene tutti da magnà. Guarda un po'. Oh, caprette! C'hanno i corni d'ariete. Guarda, oh. Ah, c'è la corrente elettrica. Porca miseria, dalla scossa da. Che occhi, che pupille. Le pupille rettangolari, va. Porca miseria. Non le ho viste mai le pupille delle capre. Tu pensa che se era casa mia qui, le stavo sempre a carezzare, oltre che davo da magnà, come faccio con le galline e il gallo, in seminator. Guarda, stanno a dormire quasi tutti, tranne che uno. Adesso non c'hanno niente da magnà qui, mi pare. Ogni tanto gli metteranno da magnà. Non puoi vedere. Eccoli va. Le belli si maiali, guarda che roba.
Gigantesco. Guarda chi. Che bocca rapace. Dopo ci avranno degli orari stabiliti che gli danno da mangiare. Che bel posto, eh. Aveva la buca qui dentro io. Quindi c'è le capre, i cavalli, e i maiali, le oche, le galline, qui dentro è pieno di galline. Allora voglio vedere se c'è qualche tuo qui dentro. È aperto? No, è chiuso. E poi non so quale altra bestia c'è. A te bocco. Una miseria, è fresco. Guarda lì, oh, la tromba dell'ascensore questa è, oppure l'alzacarichi che vado sotto. Un po' gli aratri vecchi. Che bicicletta antica! Questa del 15-18. Porca miseria antica. Guarda, io sono andato sopra. Voglio trovare scale qui per accedere ai piani superiori. Qui c'è le cipolle qui per terra. Un po'. E marce. Oh, guarda che macchina! Porca miseria, l'Alfa Sud! Introvabile! Questa è introvabile proprio! Pezzo unico, guarda che roba! L'Alfa Sud! E nammi, se mi ricordo quando ero piccolo, quante ne vedevo in giro! A me non si vede ne più, oh! Guarda un po', porca miseria che roba, si vede c'è da aggiustare forse il semiasse, oppure perché la ruota qua è a terra, si è storta un po', chissà, sarà una vita che sta qui ferma sta macchina, porca miseria che spettacolo, guarda interni in pelle, guarda un po', che bella macchina, 180 oh, e na miseria, profuma degli anni 80 chi. C'è da sistemare interni, vedi chi che tanto si è scrustati, sempre sotto al sole. Il coso qui tutto rotto. Una volta sistemati interni e una revisionata al motore, questa con 30-38 euro di bollo all'anno, 120 di assicurazione, qui parti, c'è cammini. Un po' le capre in due che arrivano verso qua, c'hanno tutto quello spazio. Stanno vecchi gli animali, una miseria, scialeno. Dopo ogni tanto gli operatori qui, gli operai dell'allevamento, gli danno da mangià, tanto ci hanno delle ore stabilite. Ecco qua, vado su tutto. Vedi le tubature qui? Pronti per fare tutti gli impianti. Non vedo l'ora che chi ripristini tutto, ci fa nell'albergo. Così anche il turismo qui mangia bene, perché qui diviene un agriturismo, un castello qui ci viene. Gli animali di casa, mangi e bevi molto fatto bene. Guarda che roba, si vede tutto da qui, è l'azienda agricola, lì va i pannelli solari, guarda che spettacolo, piena l'energia rinnovabile, oh, dal sole. Che bella azienda. Guarda qui, il trattore anni 60, però io dico anni 80 perché si vedeva quando ero piccolo io quelli lì. Quello cammina come un diavolo, sa. Quella è la chiesa di prima. A là c'è la chiesa di San Rocco. Fa un po' vedi. Si vede? A qua
cosa mi ritrovo? Che bello, è gigantesco questo edificio. Guarda che belli legni, quei bei travi. Questi durano 300 anni, si travi chi. Si è trattati, vedi ancora c'è il nailo. Che spettacolo. Un cuoricino è volato via. Vedi, ci stanno le cagate, c'è i cuoricini, le cove. Un'oca. Vedi come se stufficchia il collo, la testa. Se pulisce. Guarda che roba, oh. Un po' i coppi ecologici, adesso mi sono andati gli occhi, guarda. Questi non è di ceramica o di terracotta, va. Un po'. È una fibra particolare, più leggera dei coppi quelli antichi. Questa è ecologica. Una fibra ecologica, dura di più, più leggera, appesantisce meno il tetto. Proprio bello questo complesso di struttura. A posto, vado giù che mi stanno aspettando, che poi dobbiamo andare via dal cantante Vito. Ho sperimentato pure un edificio ristrutturato, che prima sicuramente qui c'era una cascina molto vecchia, è stato tutto ripristinato, restaurato. Manca impianti, manca... Questo è lo scheletro. Vedi, il governo dovrebbe tutelare le imprese. Le dovrebbe finanziare. Invece le banche, purtroppo, non agevolano. Guarda che roba, oh. Una ditta di carni, salumi, bestiame. Indal. Un po' le caprette. Un po' come si girano tutte. Beh.